oltre al lavoro strettamente istituzionale, è stato possibile utilizzare questi spazi del Parlamento per ospitare eventi molto importanti sul piano sociale, soprattutto di soggetti e di persone che sono sempre state tenute all'angolo della società. Per esempio, qua a Bruxelles si è svolta l'assemblea delle donne e degli uomini che si prostituiscono in tutta Europa. E proprio nell'aula del Parlamento loro hanno lanciato la carta dei diritti delle persone che si prostituiscono. Io sono stato il primo firmatario, il primo parlamentare che ha appoggiato questa loro lotta, che è importantissima e che ha due obiettivi: la lotta contro la tratta, contro lo sfruttamento delle donne che sono obbligate a prostituirsi, e però dall'altra parte anche il rispetto dei diritti per chi decide di propria volontà di continuare a svolgere questo lavoro.